Allora, riprendiamo il discorso che abbiamo in precedenza interrotto perché neve in Cuboslavine, l'allarme ignorato, trovata la telefonista e una dirigente. Ti immagini se non fanno dirigenti gli incompetenti e gli ignorri? Eccoli qua, sono loro i dirigenti. Mobilitazione, la forza degli 8.000, cuore della speranza, eccetera, eccetera. Potori straordinari per la ricostruzione. Quelli che lavorano di più sono quelli che sono pagati di meno. Gli E viceversa, quelli che sfruttano. lavorano di meno sono quelli pagati di più. Esattamente, gli sfruttatori sappiamo chi sono e adesso poi in un secondo tempo lo faremo vedere. Intanto tu entra nel vivo della nostra denuncia. La storia è piuttosto articolata, cercherò di renderla più concisa possibile, ma purtroppo è una vicenda che mi coinvolge direttamente in una contestazione che dura da 36 anni con il comune di Formello, dove io risiedo appunto da 36 anni e non sto qui adesso ad elencare tutte le varie storie perché andrebbe troppo alle lunghe. Il fatto, diciamo, che oggi denunciamo e che denunceremo di nuovo per altre 2 volte nei giorni prossimi, con altre denunce. Qualora pensassero che non li vogliamo denunciare. Se qualcuno di quelli che hanno parte in questa storia ci vede e pensa che noi non agiamo, ha capito proprio Sì, ha male. capito Gli malissimo. ricordiamo che noi lo portiamo in procedimento e fino a che non lo vediamo condannato, non lo moliamo. Questo deve essere ben chiaro. Allora, che cosa è successo? Che il 7 aprile, a seguito di questa contestazione con il Comune di Formello, per cui io in questi 36 anni ho chiesto l'accesso agli atti e questo, diciamo, in linea di massima l'ho avuto. In questi 36 anni però ho cercato di avere risposte motivate e supportate legalmente di alcune decisioni del Comune di Formello, non entro nel merito. Da 36 anni non riesco ad avere queste dichiarazioni ufficiali sulla cui base poi io posso intraprendere un'azione giudiziaria, civile, penale, quello che sia, amministrativa, quello che sia. Non è possibile. Diciamo, sono sfuggenti, elusivi questi signori. Allora ho pensato il 7 aprile dell'anno scorso di rivolgermi per una seconda volta, a distanza di dunque 10 anni della volta precedente, e l'ho fatto perché la volta precedente qualche risultato era uscito. E quindi ho pensato di rivolgermi agli uffici del difensore civico della Regione Lazio per fare, diciamo, inserire nella dialettica epistolare anche appunto un'istituzione pubblica in modo da avere più, diciamo, più forza a supporto di questa mia richiesta. Allora, dal 7 aprile del 2016 finalmente con la persona che si era interfacciata a nome del difensore civico, collaboratore del difensore civico, Oggi trasferita. il 7 aprile del 2016 eravamo rimasti, persona molto disponibile e veramente E molto partecipativa. efficiente e partecipativa, ero fiducioso che sicuramente avremmo ottenuto dei risultati, tant'è che convenimmo in quel momento che avrebbe portato il primo soltanto dei 6 fascicoli che avevo allegato nel dossier che avevo apportato a supporto delle mie ragioni e che avremmo proceduto in modo lineare partendo dal primo fascicolo, seguitando poi col secondo, terzo, quarto, ma gradualmente, nel senso che prima arrivavamo a conclusione del primo procedimento e poi iniziavamo il secondo. Il primo procedimento ha avuto fine finalmente il 12 dicembre ultimo scorso, in cui il direttore generale dell'ufficio, direttore generale del Comune di Roma, del Comune di Formello, chiedo scusa, dichiarava in una lettera al protocollo in risposta dei quesiti che io ponevo attraverso il difensore civico, enumerato una serie notevole di false dichiarazioni, oltre a varie omissioni, a altri, diciamo, fattispecie di reato che io poi regolarmente
appena passate le feste di Natale, ho depositato alla Procura di Roma. Qualche giorno dopo, questo è successo il 13, va detto per inciso che i sindaci di Formello si alternano in carcere, quindi non è una novità. No, in carcere no, ma sotto processo. In carcere. Beh, qualcuno è stato anche. Sì. Vabbè, allora, diciamo uno è stato in carcere. Vabbè, però sotto processo vai. Allora, hanno fatto di cose, il 15 gennaio, dopo aver depositato questa querela contro la direttrice generale, vado di nuovo in ufficio del difensore civico e gli porto una comunicazione che qui adesso non c'ho da far mostrare, ma che è in mio possesso, con tanto di timbro di protocollo, in cui io gli vado a dire: guardate che di fronte a una lettera del genere, in cui emergono chiarissime reati, chiarissimi segnali e fumi di reati anche gravi compiuti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, tu che sei difensore civico e altrettanto pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, come avverti appena il fumo di un reato, tu, come ci ha detto anche il nostro amico per telefono qualche ora fa, ci ha detto: tu sei tenuto a comunicarlo immediatamente all'autorità giudiziaria, poi spetterà all'autorità giudiziaria valutare se quello che tu hai presentato è poi un reato e si è compiuto davvero oppure era solo un'ipotesi, ma comunque tu il tuo lavoro prevede che obbligatoriamente, quando c'hai questa sensazione di reato, tu la devi trasmettere all'autorità giudiziaria. Questi signori invece, da me allertati, gli ho detto: guarda un po', adesso ve lo leggo, da me avvertiti, facendo... Tu hai la documentazione, certo. Perché sotto i miei occhi tu hai consegnato questo materiale, certo. E loro ti hanno dato la copia timbrata col protocollo. Esatto. Ma dopo questa cosa siamo rimasti d'accordo che ci saremmo presentati più o meno a distanza di una settimana. Poi però, siccome c'era un altro motivo stamattina per andare all'ufficio della Regione Lazio, mi sono aggregato a Giorgio e all'altro amico con cui siamo andati e ho detto: vabbè, ieri mattina mi sono aggregato, eppure se era anticipavo un paio di giorni, però il documento che io avevo lasciato a nota di quello che era il possibile errore in cui erano indotti il difensore civico e i suoi collaboratori, era grave, e quindi comunque se solo avessero avuto la volontà di leggerlo superficialmente avrebbero capito la dimensione della loro responsabilità e avrebbero incominciato a muoversi. Viceversa, ieri mattina quando sono andato sono stato accolto in malo modo, ma non poco, tanto, tant'è che l'interlocutore che si era interessato del mio caso a partire da settembre, sostituendo la collaborazione iniziale con la signora che dicevamo prima, dove io poi ieri mattina mi sono recato perché lui era al corrente del fascicolo che io avevo presentato, questo signore molto sgarbatamente mi ha dichiarato che per lui la questione era chiusa e mi ha accompagnato gettandomi come un peso morto all'attenzione di un altro suo collega che era del tutto a misconoscenza del fatto che ci riguardava. Quindi ecco, parlando, interloquendo con questo terzo personaggio, ci siamo resi conto, perché Giorgio era lì con me in tutte queste fasi è sempre stato con me, ci siamo resi conto che questo cercava di ciurlare nel manico, non riusciva a dire che non voleva più seguire la discussione, però a un certo punto lo abbiamo costretto, perché gli abbiamo detto: a questo punto chiamiamo la forza pubblica, perché o tu ci dici e ce lo firmi e ti assumi la responsabilità, a proposito di quello che diceva lui poco fa leggendo il libro di Co, in cui nessuno più è responsabile di niente, e quindi o ti assumi la tua responsabilità oppure noi chiamiamo i carabinieri o la forza pubblica e dovrai prendere una posizione comunque. Hanno molto
platealmente eluso questo nostro invito a cercare un comportamento corretto da parte loro verso i loro datori di lavoro e i loro diciamo assistiti, perché noi eravamo lì in veste di assistiti, non ce lo scordiamo mai. E invece ora, il difensore civico che deve fare? Deve difendere il cittadino o no? Allora, è istituzionalmente questo o è il contrario? No, ma il bello è, allora leggiamo che cosa, perché poi il bello lo diciamo alla fine. Vabbè, non devi leggere tutto. No, però voglio dire che allora noi li abbiamo denunciati per concorso formale, reato continuato, omissione di atti d'ufficio, associazione a delinquere, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale, ovvero omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio ed altro. La cosa, diciamo, incriminata, la lettera incriminata è questa, c'è qui, qua, e quindi c'è è questa qua, e tralascio la prima parte, e conclude il difensore civico e il responsabile con cui io ho interloquito per secondo, e dice: pertanto questo ufficio, in considerazione dei poteri e delle funzioni riconosciuti dalla legge, ritiene di aver esaurito il proprio ambito di intervento e dispone l'archiviazione del fascicolo di distinti saluti. Non è così, perché, ecco qua. Allora, mentre il cittadino ha un teorico obbligo di denunciare un fatto di reato di cui è a conoscenza o assiste nel momento in cui si verifica, il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni, cioè mentre fa proprio quello che deve fare, il suo lavoro, riscontra che ci sono... Diciamolo meglio, se il pubblico ufficiale è al cesso, non è esattamente nelle sue funzioni. No. E se vede un reato mentre sta cagando, non è detto che debba denunciarlo. Ma se è seduto dietro a una sedia, e ti cambia una divisa, un documento, e lo deve fare. Allora, denuncia da parte dei pubblici ufficiali incaricati di un pubblico servizio. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, non tutti, quelli d'ufficio, e questo che abbiamo qui è un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo, quindi come tu lo vedi, attacchi al telefono e dici: oh, io qui, se proprio non c'hai altro, o via PEC, o via come cavolo deve fare a te, il fax, eccetera, all'autorità giudiziaria competente per questo. Questa è la stessa cosa, vedi qui questo articolo di questo ottimo giornale che si chiama La Verità, eccolo qui, la stessa cosa è qui. Qui c'è scritto: in Italia chi fa disastri non paga. Si fa pagare, e qui c'è l'elenco di tutti i cialtroni che avrebbero avuto la responsabilità di prevenire, non hanno fatto nemmeno questo, questi cacacazzi, capito? Tutti PD, tutti cattocomunisti, eccoli qui, andate a pregare, capito? Fate qualcosa invece di andare a pregare, mascalzoni, delinquenti. Allora, sui soggetti che rivestono qualifiche pubbliche, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, incombe invece l'obbligo della denuncia relativamente ai reati perseguibili d'ufficio di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o nella causa rispettivamente delle loro funzioni o del loro servizio. Salvo che non si tratti di reati punibili a querela della persona offesa, il mancato esercizio di tale obbligo, cioè l'omissione di denuncia, fa scattare conseguenze penali anche aggravate come penalmente, se ci sono 2 anni te ne becchi 3 o 4, insomma, ecco. Anche aggravate qualora si tratti di delitti contro la personalità dello Stato, e qui potrebbe esserci anche qualcosa. Affinché sorga l'obbligo suddetto, la cui razza è quella di... No, lo è contro la personalità, certo, dello Stato. Certo. Perché una funzionaria di un comune, certo, che dichiara il falso e che dichiara di non avere dei documenti che a norma di legge devono essere conservati come se fosse un museo, questo è contro l'autorità dello Stato. Allora venga, perché sorge l'obbligo di comunicazione sufficiente che il pubblico ufficiale ravvisi nel fatto il fumus di un reato, eccolo qua. Tralascio altro. Allora, il compito di decidere se lo stesso reato è punibile o meno, o si riveli infondato, purché presenti gli elementi essenziali di un reato, deve denunciarlo, non essendo
indispensabile che la notizia di reato si riveli anche fondata nel successivo sviluppo procedimentale, cioè metti pure che non sia vero, comunque lui la deve denunciare. Allora, se io vedo una persona che sta incurando una vecchietta, capito? No, quello non è il caso. No, no, ma che ne sai? O se sta inchiappettando un cane, io lo devo denunciare. Poi dopo il giudice corrotto. Sei gran guignolesco. No, guarda, il giudice corrotto dirà che gli va bene, ma il giudice corrotto, certo. Capito? Ecco. Vabbè. Oppure il giudice guardone, ci certo. Sono tanti giudici guardoni, ricordiamocelo. Allora. Quando alla condotta punibile, quanto alla condotta punibile, l'omissione di denuncia si consuma anche con il semplice ritardo. Il secondo comma dell'articolo 331 del Codice di Procedura Penale richiede infatti che la notizia venga trasmessa senza ritardo, criterio generico da intendersi verificato integrando il delitto di omessa denuncia, allorché la dilatazione della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che sia, incida negativamente sulla pronta persecuzione del reato, non consentendo al pubblico ministero qualsiasi iniziativa a lui spettante. Cassazione numero 14.465 del 2011. Recente oltretutto. Sì, sì, ma ce ne sono ancora anche altre più, del 2015 per esempio. No, questa del 2015. La 8.937 del 13 gennaio 2015 integra il delitto di omessa denuncia previsto dall'articolo 362 codice penale la condotta dell'incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate che presenti gli elementi essenziali di un reato, non essendo poi indispensabile che la notizia di reato si rivela anche fondata nel successivo sviluppo procedimentale. Quindi anche se è solo un'ipotesi, tu la devi denunciare subito, non fra tre settimane o tre anni, o tre anche solo tre giorni. E men che meno lavarti nelle mani, vigliaccamente. Oltretutto. Allora, qui tralascio tutto perché sennò siamo settimane, ma in pratica è quello che avevamo denunciato qualche giorno fa, mi sembra ne abbiamo parlato, no? Certo. E cioè che i documenti conservati nelle teche, negli uffici, negli scaffali della pubblica amministrazione sono tutti da considerarsi come una biblioteca, perché poi a distanza, ad esempio io ho fatto anche per qualche motivo mio personale ricerche storiche e sono andato negli archivi di vari soggetti, istituzioni di vario genere, in cui sono andato a ricercare negli archivi informazioni del 1400, del 1500 e le ho trovate perché, ma queste informazioni non è che chissà che cosa erano documenti che i privati e le società e le azioni, cioè le imprese, le istituzioni dello Stato dell'epoca interrelazionavano tra di loro in una qualche dialettica, no? Certo. E quindi erano documenti che però servivano per vedere come era la legge, per esempio, che cosa imponeva la legge, certo. Quali tasse imponeva, certo. Eccetera, eccetera. L'uomo eccetera. Vive nella storia, senza la storia. No, nei documenti. Ma la storia la ricavi, lo storico lo ricava dai documenti. Documenti, certo. Se non ci fossero stati quella miriade di documenti conservati... Il primo testo in italiano, pseudo-italiano, ricordiamoci sempre... È siciliano, di un notaio, sì, è un testo notarile di un notaio, ma non è siciliano, mi pare che è napoletano, se mi ricordo. Vabbè. Che le terre, che eccetera, sì. Eccetera, eccetera. Ah, vedi, l'ha sentito pure Giuliana. Che le terre, eccetera, eccetera, quel documento lì fa dottrina, c'ha un nome particolare che adesso mi sfugge. E fa dottrina, è stato preso come emblematico di un cambiamento dialettico, di linguaggio. Certamente, oltretutto. Quindi è un documento che è diventato storico, pure se inizialmente era solo una cosa che riguardava l'abbazia di non so quale convento e un privato che richiedeva che le terre me le avete fregate voi abatini. I soliti preti, no? Con scusa di dargli l'estremunzione, capito? Dici, ti do distribuzione, intanto ti frego 15 certo. E 50, 100 certo. Ettari di terra. E allora, per andare avanti,
Quindi i documenti, anche se fra privati, sono importanti in sé, in quanto documentano un atto compiuto dalla pubblica amministrazione o da un privato, fra un privato e un altro privato, tipo un atto notarile, ma è anche un documento storico in funzione progressiva, in funzione futuribile, e quindi ha un senso anche sociale, culturale, storico. E quindi tu detentore, tu soprattutto tu politico più che storico. Certo, istituzione pubblica come un comune lo devi preservare come se fosse un tesoro, come è un tesoro. E quindi gli archivi e i documenti pubblici sono sempre da considerarsi beni culturali indipendentemente dalla loro età, tipologia o contenuto. Dunque, tutti i documenti prodotti, ricevuti o conservati a qualsiasi titolo da una pubblica amministrazione possiedono fin dall'origine la duplice natura di atti pubblici e di beni culturali. Quindi tu non te li puoi perdere, come ha dichiarato la direttrice generale. Che era completamente idiota. Perché se fosse stata minimamente intelligente, sta ragazzotta qua, avrebbe detto, al momento non lo troviamo, però sicuramente fra 50 anni li troveremo, almeno che poteva dire questo. Ma siccome è un idiota, no, è completamente idiota. Ma la cosa più importante, ha detto che non ci stanno. Come ho detto più volte in più occasioni, tu i documenti non ce l'hai, ma io ce l'ho. Quindi tu esprimi, ti ho chiesto di esprimere un parere, mi esprimi un parere sui documenti che io ho, visto che tu... No, devi dire, al momento non lo trovo, però qualora lui lo presentasse, noi valuteremmo il momento. Questo avrebbe dovuto dire. Dice una persona intelligente, certo. Onesta soprattutto. Questo avrebbe dovuto dire, invece no, ha detto non ci sono e quindi non sono tenuto a darti motivazione del perché ti ho fatto stare scelta certo. Piuttosto che quella. Quindi sei proprio castrata con le proprie mani. Eccolo qua, ve lo rileggo perché è troppo bello. È scritto proprio così, con gli errori che dico, eh? Con riferimento al sollecito, ad ogni buon fine si allega alla presente, si fa presente che questo ufficio non può fornire a distanza di 36 anni motivazioni non rinvenibili da atti e documenti ufficiali, come previsto dalla normativa di riferimento. Ma quando la normativa di riferimento dice tutt'altro, dice proprio il contrario di quello che dice lei. No, un momento, questo è come previsto, cioè la normativa di riferimento dice... Di farlo questa cosa. Appunto, dice il contrario di quello che dice lei. Lei non dice che la normativa di riferimento te la rileggo. Lei dice: si fa presente che questo ufficio non può fornire a distanza di 36 anni motivazioni non rinvenibili da atti e documenti ufficiali. Come previsto dalla normativa di riferimento, il diritto di accesso si esercita in relazione a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta. Sì, io pensavo fosse una frase di conclusione. Hai capito? Io non ho i documenti e non ti devo di caso. Sì. Cioè, una sovraccarico di reati, perché tu non ce l'hai, e non avendoceli tu, che sei in reato, dici non te li posso dare perché tu non ci sono. Esatto. È veramente un sovraccarico. Cretina, cialtrona... delinquente, mi citasse a giudizio, porco Giuda, voglio andare in causa avendola di fronte. Allora noi ci divertiamo troppo e ammirare la sua casta bellezza. Posso dirglielo? Va bene. Allora, insomma, cioè sulla base del fatto che uno riceve questa legge, se uno è avvocato come il direttore dell'ufficio del difensore civico della regione Lazio, Alessandro Licheri, il signor Licheri, che è avvocato, leggendo, dice lui che è avvocato, non lo so, lui non legge perché purtroppo è non vedente, ma il fatto non cambia niente di una virgola di quello che dico io, perché vedente o non vedente non è che gli diamo la patente per delinquere a un non vedente rispetta le leggi esattamente come un vedente. E allora lui, da avvocato, pure se non vedente, si farà leggere in qualche modo questa dichiarazione e dovrebbe capire, visto che sta in un ufficio di alta responsabilità e di alto contenuto culturale, etico e morale, a difesa del cittadino nei confronti del pubblico potere. Allora, che cosa fa? Avrebbe dovuto interpretare immediatamente le cose che sono banali, la palissiane, si vede lontano un chilometro che c'è un reato di falsa comunicazione e di distorsione della realtà e di falso in atto pubblico, si vede lontano un chilometro. Io e lui l'abbiamo visto istantaneamente e non siamo avvocati,
Oddio, veramente siamo più avvocati degli avvocati. Sì. Comunque possiamo. I nostri avvocati ci assumono come consulenti in genere. Allora, quindi... In ogni caso possiamo garantire ai nostri amici che di avvocati che ci daranno una mano ce ne abbiamo tanti e soprattutto avvocati abituati a vincere le cause. Qualora i nostri amici volessero, volessero informarsi, si informassero. Bene. I nostri avvocati sono allora, abituati a vincere le cause. Quindi, quando un difensore civico, i suoi collaboratori, il lettore messo a disposizione del difensore civico non vedente, vedono una simile pastrocchio, porcheria messa su, rifatta e ritrita in qualche modo per cercare di dare una risposta plausibile in qualche modo, almeno alla prima apparenza, loro avrebbero dovuto fare quello che avremmo, che è d'obbligo fare, quello che noi abbiamo fatto inizialmente, che siamo bravi cittadini. Noi abbiamo denunciato appena abbiamo letto questa cosa qua all'inizio di gennaio, loro avrebbero dovuto farlo molto prima di noi, perché quella lettera, questa lettera qua è stata scritta dal comune di Formello il 24 dicembre, 24 gennaio, sono passati due mesi. Sono due mesi che loro hanno, a me me l'hanno trasmessa solo un mese fa, poco più di un mese fa, se la sono tenuta in caldo per quasi un mese, ma loro avrebbero dovuto immediatamente, il giorno stesso che l'hanno letta, procedere ad avvertire l'autorità giudiziaria, come è d'obbligo per loro, abbiamo letto prima, e invece... Se ne strafottono delle leggi, se ne strafottono degli obblighi, delle ingerenze, degli loro adempimenti come pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, eccetera, eccetera. Ecco, questo per dire che, allora, uno, io vengo travolto, allora, seguiamo bene la sequenza di queste fasi. Uno, fase uno. Io vengo travolto da delle disposizioni del Comune di Formello che mi inibiscono alcuni miei diritti. Reclamo per 36 anni da tutte le parti, finché poi l'anno scorso vado a parlare con il difensore civico della Regione Lazio e questo mi dovrebbe assistere. Non mi ha assistito bene per fare quello che gli ho chiesto, ci ha messo 7 mesi. Quando finalmente arriva una lettera che avrebbe lui dovuto impugnare immediatamente e denunciare, non lo fa. Vado io a reclamare sul motivo del perché non ha denunciato la questione e mi dice che non mi assiste più. Io reclamo e chiamo la forza pubblica, dopodiché noi oggi li abbiamo denunciati, noi oggi abbiamo ricevuto una telefonata che ci ha detto una cosa molto più grave, che per ovvi motivi non posso dire adesso perché poi ci sarà un processo, ma che addirittura prevede delle sanzioni nei nostri confronti, perché ci siamo comportati al di fuori del buonismo imperante oggi istituzionalmente garantito. Cioè noi ci siamo visti subire, adesso, nove fasi, che di quella che avrebbe dovuto essere una sola fase, cioè io vengo subissato dal Comune di Formello, interviene il difensore civico che procede tutto. Fra l'altro, nel testo dello statuto non è previsto quello che abbiamo detto noi, non è previsto che loro si attaccavano sui vetri e sugli specchi, questi signori qua, quando abbiamo avuto in questi giorni questi colloqui, dicendo che non è di loro competenza andare a denunciare i reati. Mentre invece, come avete visto, quando io adesso ho richiamato l'attenzione su tutte queste leggi, sono 4 articoli di legge, più ci sono una serie tutta una serie di normative che non sto a dirvi, perché sono pagine di codici e sentenze di giurisprudenza, eccetera, Cassazione e così via, che non vi voglio annoiare, però questo per dire che avrebbero potuto risolvere in 4 e 4-8, mettendo alle strette il Comune di Formello e imponendo attraverso l'autorità giudiziaria un procedimento che entrasse nel merito di questo che io ho denunciato in infinite volte, in infinite sedi, in infinite situazioni in questi 36 anni, e che avrebbero potuto portare con il supporto e l'aiuto
e la fazione a favore mio del difensore civico, che avrebbe dovuto prendere a cuore una simile situazione degenerata, così gravemente degenerata, delle istituzioni pubbliche che in 36 anni mi hanno combinato di tutto. Di tutto, cioè, penso che tutto il codice penale non prevede tutti non gli articoli, non basterebbe per prevedere tutti i reati che hanno fatto. Beh, in questo contesto invece che fa questo signore? Mi dice che se non mi sto buono, su cazzi. Mi sembra una cosa normale a voi, di un paese normale, un paese democratico, un paese libero, un paese in cui noi l'altro ieri siamo stati indagati perché abbiamo denunciato un'azione di governo del Parlamento e del governo italiano che nel 2015 hanno approvato una legge assolutamente illiberale, incostituzionale, eccetera, come quella che prevede la condanna da 2 a 6 anni per chiunque casualmente parli male del fatto che sia esistito o meno il negazionismo. E questa è una cosa veramente di una gravità, cioè questa è la misura di dove siamo oramai. Come siamo ridotti in questa pseudo repubblica dove siamo in libertà vigilata, gli gira male il pallino a qualcuno un giorno perché gli è stato storto, la moglie non gliel'ha data e quello li manda in galera addirittura senza processo, cioè il processo c'è, ma in realtà basta semplicemente che uno abbia in qualche modo negato l'esistenza di un fatto o di un altro e sei già solo per quello, a prescindere che tu l'abbia fatto intenzionalmente o meno. Ricordo a tutti che in Austria, in Francia e in Germania ci sono attualmente in prigione circa 200 persone per questo motivo, quindi non è che diciamo prigione per 8-10 anni, non è che parliamo e se li fanno tutti, non è che parliamo di bazzecole, cioè te vai in galera per 10 anni per aver detto una cosa, è di una gravità morale, etica, logica, razionale e di ogni sotto qualunque profilo la volete vedere, è una boiata assoluta da terzo mondo, da quarto mondo, da Bocassa che se mangiava gli avversari era più liberale. Sì, molto più liberale. Oltretutto li metteva pure nel frigorifero. Era molto più liberale. Capito? Ci teneva la salute. Sì, vabbè, ragazzi, saluto le palle. Vorrei finire con due cose. Con due cose molto importanti. La prima è una piccola considerazione che leggo qua in un commento, è una cosa piuttosto lunga, ma voglio leggere. Una delle prime cose ad andare distrutte e riguarda alla situazione come vediamo in questo mondo dominato da questa ideologia soprattutto. Una delle prime cose ad andare distrutte. No, da questa mancanza di ideologia. Sì, vabbè, sì, ma è l'ideologia di loro signori. Come il non partito. Sì, l'ideologia di loro signori. Come il non partito, il non statuto, no? Sì, sì, quello insomma. Una delle prime cose ad andare distrutte è il sentimento cristiano della vita. Che il cristianesimo sopravviva come organizzazione e come morale sociale è un fatto. È un fatto altrettanto certo che il divino, il senso religioso della vita, non dice più nulla a una società lanciata alla conquista di beni materiali. Questa è la società di oggi. Dio è morto, annunciava Nietzsche 90 anni fa. Se alla fine del secolo questo sentimento della consacrazione del mondo era il dramma di pochi chiaroveggenti, dopo la prima guerra mondiale e ancora più dopo la seconda, il senso dell'assurdità della vita, perché è assurdo, è kafkiano il fatto che noi abbiamo vissuto, è veramente il mondo dell'assurdo. Noi ci rivolgiamo al difensore del paradosso, non dell'assurdo, che d'obbligo è un'istituzione che deve difendere il cittadino, il difensore si rivolge contro di noi, non solo, ma quando è arrivata la pattuglia della polizia, una dirigente del cazzo che stava lì voleva mandare via la polizia, voleva mandare la polizia, stava sbattendo fuori dalla porta la polizia, ma io sono della polizia, come cacci via me? E ancora più dopo il secondo, il senso dell'assurdità della vita ha guadagnato vaste masse. Fenomeni come quelli del Teddy Boys, dei Beatniks, degli Al-Bastard, degli esistenzialisti, degli Angry Men sono eccetera, chiaramente indicativi di un senso di vuoto che si diffonde per la società. Quando uno scrive così, chi lo legge dice sì, è certo, è una visione filosofica, eccetera, ma noi l'abbiamo vissuta.
perché persone... No, si vive tutti i giorni oramai, sì. Io sono sicuro che chi ci guarda di là e tutti quelli che non ci guardano, ma ancora più numerosi, tutti i giorni sicuramente anche loro si trovano in queste feste, in queste piste, come volete dire. Cioè, solo che il cittadino normale, se la prende nel culo, lo accetta, abbassa la cresta, magari si mette a piangere, a soffrire. Ma è una vittima anche lui, di se stesso, è di una morale senza morale. Certo. Chi ha morale reagisce, chi non ha morale deve servire a questo punto. Certo. Voglio concludere, in Italia, perché abbiamo parlato della responsabilità di chi avrebbe dovuto come minimo prevedere, non hanno fatto niente, hanno sfruttato quei loro soldi, perché hanno tirato a sorte, no? Hanno tirato a sorte. Ma come si fa a tirare a sorte una casetta di legno? Dove hanno preso ovviamente dei super guadagni, immagino, perché 45.000 casette... euro ciascuna, sì, quando normalmente 1.300 euro a metro quadro. Sì. Cioè, ci fai una, a 1.300 euro a metro quadro ci fai una villa, un palazzo come questo, a costo di costruzione. Esattamente. A costo di, ci fai, è un costo industriale oggi medio. Perché noi diciamo di una media palazzina perché civile. Noi diciamo che questi vivono sui disastri? Perché sono dei corvi. Capito? Dei corvi che succhiano il sangue ai cittadini. Ecco qua. Come a proposito di cose che racconteremo poi in un'altra occasione, si comprano immobili al doppio del prezzo. No, lo diciamo in un altro modo, un'altra volta che ci facciamo una denuncia. Sì. Ci facciamo una denuncia su quello. Sì, però solo una dichiarazione. Vabbè. Allora, circa l'immobile. Non lo dire di che parliamo. Non lo dire di immobile di cui parliamo. Circa un immobile. Un certo immobile. Di dimensioni da Aga Khan, sì. Non a caso era direttore, vuoi scherzare? Allora, questo immobile di cui parleremo, una decina di ettari di parco, esatto. Pineta, e minimo 10.000 metri quadri coperti. E basta andarci per vedere i corridoi, i sontuosi corridoi, quanto dicevano per le novizie, che siamo novizie stile la Monica di Monza, in ogni caso. Il noto professor Angelo Capparoni, oggi morto, ahimè morto, presidente dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, di cui sono stato membro e anche per un certo periodo anche responsabile di tante funzioni, e mi diceva appunto che un certo immobile, questo immobile, gli era stato detto da certe suore che lui curava, che le suore erano disposte a venderla per una certa cifra. Avendolo lui detto ad alcuni politici laziali, questi si sono precipitati e hanno pagato l'immobile esattamente il doppio di quello che era. Questo non deve sembrare strano, perché uno normalmente dice dovrebbe pagare la metà di quello che chiede il venditore, no? Esattamente. O quantomeno il 5% in meno di quello che chiede, perché poi in trattativa, no, tu chiedi 1 miliardo, io ti do 950 milioni, no? Certamente. E invece qui l'hanno pagato il doppio. Certamente. Come mai? Il professor Angelo Capparoni, presidente dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, già direttore sanitario di moltissimi e importantissimi ospedali, come il traumatologico dell'INAIL, tanto per dirne uno. Allora, no, aspetta. La prossima settimana, o forse entro fine settimana, depositeremo un'altra denuncia contro questi signori e vi racconteremo altre cose, altre cose. Tra l'altro anche la mia esperienza... quando ero consigliere circoscrizionale, che all'epoca uscì fuori una grande notizia che era stato nominato il difensore civico comunale, e ve la racconterò. Questa la raccontiamo. Allora, ero consigliere della 20ª circoscrizione del comune di Roma, e a un certo punto uscì fuori questa notizia. Allora io sono sempre stato interessato a prendere i contatti, a collaborare con le autorità, soprattutto nel senso di difensore. Assieme all'allora presidente della circoscrizione, Marco Clarke, che se se lo ricorda lo può confermare, tentai di mettermi in contatto con il difensore civico comunale. E non rispondeva mai alla chiamata del telefono. Posso confermare che in quel periodo lì l'ho cercato anch'io. Allora, eravamo negli anni 92-93, quella consigliatura. Sì, sì.
e c'era anche un altro amico che tu hai anche conosciuto, sì, certo, certo. Non rispondeva mai nessuno. Facemmo un reclamo ufficiale e ricevemmo dopo un po' di tempo una lettera molto significativa in cui il difensore scriveva: mi avete accusato a me che ho fatto questo, io sono un santuomo, che ho fatto quello, che ho, insomma un foglio pieno per due pagine. L'ultima di autocitazione. Di autocitazione, io sono sempre stato presente, eccetera. L'ultima riga era stato bellissimo, ce l'ho il documento. È vero, garantisco che è vero, non è una miseria, cioè, è vero. Documento non so dove altro, ce l'ho comunque, ma io ho talmente tanti documenti che mi ci vorrebbe due o tre anni, ma li trovo. Ci vorrebbe un bibliotecario. Sì, appunto, ma li trovo, ecco. E all'ultima riga di che post scriptum mi dicono adesso che il telefono non è stato mai attivato. Cazzo, hai lavorato molto, non ti sei nemmeno accorto che il telefono non funzionava. E questo è il calibro di queste persone. Però per chiudere, questo i nostri amici lo devono sapere, in Italia chi fa disastri non paga, si fa pagare. Dietro lo sfacelo sugli Appennini, e vi posso garantire che è uno sfacelo, perché certi miei amici che avevano casa da quelle parti sono tornati perché c'era una situazione in cui non si può vivere, ci sono responsabilità precise, sia prima sia dopo le catastrofi naturali. Del Rio non ha garantito la viabilità, Errani non ha ancora spostato tutte le macerie e Gentiloni ha solo parlato, però intascano fior di soldi dai cittadini. Ve lo leggeremo dopo, comunque eccoli qui. Del Rio è il più importante, lo leggiamo adesso. Strade e autostrade bloccate, da ministro delle infrastrutture ha deluso e la sua riforma ha anche azzoppato le province. Mariana Madia, sai, intelligente, una donna eccezionale. Gli accorpamenti dettati dalla sua riforma hanno complicato la gestione del territorio. Vedi il caso forestale Carabinieri, questa è una cosa di una gravità pazzesca. Cioè, chi comanda, chi deve comandare? I forestali. La distruzione è la più assoluta. Fabrizio Curcio. L'allerta neve c'era, lui non ha contattato l'esercito né disposto contromisure valide e c'è ancora troppa burocrazia. Vasco Errani, questo te lo consiglio proprio, sembrava che fosse una persona decente quando era presidente della regione Emilia, ma evidentemente non era altri che uno stronzo come tutti gli altri. Ma non mi meraviglia niente, un PD difficilmente dimostra di essere intelligente, se no non sarebbe un catto comunista, scusate. Aveva promesso, l'unico intelligente è D'Alema, sì, che oramai si è defilato, si fa gli affari suoi, sì, lucrando con i bingo e è a posto, capito? Perché la politica è questa, il comunista vero è questo, quello che lucra fregando le persone, cioè, il papato ce l'ha, promette il paradiso e si fa dai soldi, questo qui promette il benessere e prendi i soldi lo stesso. Se siete coglioni, cari italiani, sono cazzi vostri. Allora, aveva promesso i container prima di Natale. Va detto che qua al ponte, alla traversa del ponte del Grillo, che chi abita a Roma conosce bene, e cioè è il ponte a monte di ponte di... Non è il ponte di Grillo, il politico, no. È il ponte del Marchese del Grillo. Grand'uomo, basta vedere il film del grande Alberto. Allora, era uno dei pochi ponti a nord di Roma, uscendo fuori verso la Tiberina, verso la Salaria. E lì c'è un grande terreno, appezzamento di terreno gestito dalla protezione civile di circa 30 ettari, se mi ricordo bene, in una zona industriale che sta lì appunto, si chiama zona appunto del Ponte del Grillo, dove ci sono accatastati, arrugginiti da 20 anni di incurie, circa 2000 container completi di WC, di cucinotto, tutti i cazzi eccetera, messi lì a rovinarsi, 2000, cioè volendo li mettevano là in 3 giorni con gli aerei da trasporto, quelli di H47, ne metti 5 al giorno,
In 6 mesi ne avevano messi, non lo so, 6 mesi, so, 180 giorni, per 5, 9, 6, 1000, ne avevano messi 1000. Era risolto il problema. E invece no. Stanno lì ad arrugginire, ma non si usano. Si comprano le casette a 45.000 euro ciascuna, no? Che costano 1.300 euro al metro quadro, quanto una media qualità di finiture di civile abitazione. Ci si fa una palazzina a 1.300 euro al metro quadro, che ha capito? O una villetta. È chiaro? Cioè questi fanno il business sulla fame, sulla disperazione, sul dolore della gente comune. Esattamente. Questo andrebbe, io fossi in Amatriciana o dovunque sia, verrei a Roma con i forconi a tagliare le teste, no a strillare, a tagliare le Esattamente. Teste. Invece al funerale non c'era nessuno, tutti lì a piacere. Tutte allora, biocche. Ve lo meritate. Tutte biocche, come si dice a Roma. Ve li meritate, biocche. Cari amici. Questo mi ricorda il fatto di un caro amico, mio caro amico giornalista, che fece uno scoop andando a fotografare, a filmare, facendo articoli, su un certo grosso esponente democristiano che, approfittando della situazione, si era appropriato di un container e lo teneva in giardino a due passi qua. Alla, tu l'hai visto i container? Le cataste di container? Sì. Cataste, container accatastati su 3 livelli, cioè alti 10 metri. Cioè, delle cose, cioè io dico, tu che sei un politico, testa di cazzo di politico che mi vedi, ma che cazzo ti ci vuole andare via del Ponte del Grillo a dire andate immediatamente con gli AK gli 47 a mettere a portarli a 2 per volta o a 3 per volta là dentro, lì ad Amatrice. Vabbè, cari amici, quello che dovevamo dire sempre, detto, so long. Sempre in onore del gran Dio Priamo. Che poi faremo onorare quando ci sarà la pausa con i funzionari, capito? Per penitenza noi chiederemo invece dei soldi delle preghiere al gran Dio Priapo, che porteremo in tribunale l'immagine del gran Dio Priapo. No, faremo come in Giappone che fanno la fiera, la festa del santo, che vanno in giro con tutti questi Priapi. Ma loro dovranno baciare, capito? Ora, d'altra parte c'è Madonna che ha detto che faceva i pompini a tutti quelli che naturale. La Clinton, e quindi ma è probabile vogliamo che essere la, da meno è probabile che la ragazza, ben sapendo che avrebbe visto Trump, sia esposto a Trump. Beh, affermare cose del genere, insomma, non è mai molto di stile, insomma. Beh, infatti, vatti a fidare di quella.